Volete dire due parole? Qualcosa? Ci pensa il vicepresidente, perché in questi casi il presidente va bene, e ci mancherebbe, è giusto. Domani sarebbe stato il compleanno di Donatella, quindi per noi oggi è una giornata ancora più particolare. Certo. Perché ne parliamo al presente, innanzitutto non ne parliamo mai al passato, perché come se ci fosse ancora, anche perché lei è il sole, la luce, sorrideva sempre. Propositiva, un coraggio da vendere, sempre molto motivata, uno a cui piacevano i fatti, non le parole, ed era geometra di base, però col suo volontariato ha fatto proprio tanto, cioè proprio il suo stile di vivere il volontariato. Comunque, nel momento in cui è entrata nel corpo dei Vigili del Fuoco come volontaria, si è data da fare in una maniera impressionante, poi è diventata conduttore con un cane per il trovamento sotto le macerie, e quando ci fu il terremoto di L'Aquila, penso sia stata la prima ad andare e l'ultima a tornare. Lasciando il suo lavoro, assolutamente sì. Quando è venuta a mancare per un'ischemia, lei ha ritrovato dei documenti, non ne aveva parlato con nessuno, stava prendendo il brevetto dai elicotterista per Vigili del Fuoco, quindi non era una a cui mancasse né il coraggio né la concretezza. E dove poteva dare una mano non si è mai tirata indietro, sempre positiva, sempre sorridente. Quando facciamo delle cose c'è sempre il sole. Ogni volta che facciamo una cosa, anche se le previsioni sono cattive, quel giorno c'è il sole, noi chiamiamo il sole di Donatella. Perché c'è questa cosa? Anche l'associazione lei si può chiamare il sole di Donatella. Esatto. Scusi, cioè, lei anni fa. Anche perché è proprio un nome d'associazione, il sole di Donatella. Esatto, e quindi da quando è mancata, sono ormai 8 anni, abbiamo cercato comunque di portare avanti un po' quello che lei aveva iniziato. Perché poi aveva questa grande capacità di fare gruppo, cioè dove andava lei era un collante e con tutti gli addestratori, ma era partita dalla provincia di Matera a salire verso Campo Basso, quindi non so come poteva, aveva messo su questo gruppo di addestratori di cani dei Vigili del Fuoco perché voleva regalare la pet therapy ai bambini che ne avevano bisogno. Era proprio una brava persona. Non potevano accedere a questi servizi. Lei aveva gli strumenti, aveva le capacità, si guardava intorno, tu sai fare questo, mi potresti servire per. Senza che però chiedesse nulla in cambio. E questa sua positività non poteva morire con lei assolutamente, a parte che per me è ancora presente. Quindi abbiamo cercato con i mercatini, con le piccole iniziative, concerti di musica classica, eventi teatrali, di raccogliere dei fondi. Poi dicevamo prima col professore, purtroppo manca la sensibilità, il donare, perché c'è sempre la paura che poi i soldi finiscano altrove, eccetera. Quindi la piccola somma che noi oggi destiniamo è fatica per noi, però ci troviamo. Abbiamo adottato dei bambini in Burkina Faso, abbiamo regalato dei fibrillatori, l'anno scorso abbiamo fatto l'ospedale di Chieti. Avete continuato la sua opera. Esatto, tutto quello che noi possiamo fare a suo nome è un nostro modo di onorare il suo ricordo, di farla conoscere, perché in un'occasione come questa non la ricordiamo, ma voi la conoscete. Certo. Ed è una vita che corre, che continua ad esistere nonostante che non ci sia più, ma c'è per noi, questo è quello che serve. Questa è una cosa molto bella, è quello quindi che ha simbolicamente detto. Sperando che per quanto non sia una cifra importante, che possano essere utili per finanziare qualcosa.